Oggi è 4 gennaio 2011, mi trovo a Pietraroia e adesso vi faccio conoscere questi ragazzi e vi spiego a Gianluca chi sono. Gianluca, ci spieghi un attimo chi siete? Allora, io effettivamente non sono nessuno della squadra loro, sono un ragazzo di un paese limitrofo a Pietraroia, Cusano-Utri. E niente, siccome siamo quelli famosi del motoclub, sì. Per la tragedia che è successa a Cusano non abbiamo potuto fare niente, quindi... Cioè voi avevate organizzato una raccolta fondi, sì, per diamo una mano. Però niente, purtroppo non abbiamo potuto fare per questa tragedia qua. E in un certo senso abbiamo delegato per Pietraroia, sì, la quale si è mostrata comunque molto partita, generosa, e io sono contentissimo questa cosa da compaesano, per cui. Ok. In un certo senso lui è un nostro compaesano perché la mamma è comunque originaria di Pietraroia. Va bene, quindi raccontaci un po' che avete fatto. Allora, abbiamo organizzato subito per il giorno 26 dicembre una raccolta fondi davanti la chiesa di Pietraroia. Sì. E poi oggi abbiamo organizzato il derby del cuore con i ragazzi del Cusano Calcio a 5. E in questa occasione non ci siamo dimenticati della tragica vicenda che purtroppo è successa e caduta a Cusano Mutri. Infatti adesso ci sarà un minuto di raccoglimento per in memoria di queste vittime, di questa tragedia che è successa a Cusano. Quindi oggi ci sarà questa partita con la raccolta fondi e poi tutta la somma, la cifra che si riesce a raccogliere verrà devoluta a DM1. Grazie. Signor Presidente, sì. Alessandra, ma scusami, spieghi perché gli diamo una mano, perché proprio a noi gli diamo una mano? Non lo so, Gianluca se ne ha parlato un po' e ci è sembrato affidabile. Poi la cosa bella è che poi dopo venite con noi a portare, sì, il reparto. Venite direttamente con me il reparto, vi faccio vedere tutto quello che avete fatto. Perché... In realtà alla fine sei tu che ci fai un regalo a noi, perché ci dai l'opportunità di vivere questa realtà da vicino. Che per noi è la prima volta, sì, è assolutamente la prima volta che facciamo una cosa del genere. Io infatti vi posso garantire che adesso ancora non capite bene che cosa avete fatto, lo capirete quando vedrete... Quando le mamme vi diranno grazie e quando il bambino vi sorriderà, quindi lì capirete che cosa avete fatto. Quindi io a nome di Diamo una mano vi ringrazio a tutti e voi perché avete fatto veramente tanto. Un attimo solo, accorpatevi un poco. Allora, presentatevi. Ciao, sono Nicola. Alessandra. Fabio. Ciao. Gianluca. Angelo. Ecco qua, sono andato un po' lento. Ragazzi, buon anno e grazie di quello che avete fatto. Grazie.